Io sono fortemente convinto che ognuno di noi ha delle qualità splendide che tante volte non sono manifestate, che tante volte non sono manco riconosciute queste qualità, ma ci sono. Perché nessuno di noi si deve sentire non amato da Dio. E le qualità che noi possediamo sono dono dell'amore di Dio. Purtroppo può succedere che qualche qualità noi la spegniamo. Quando spegniamo una o due o tre qualità della nostra vita? Quando ci piangiamo addosso, non so se voi siete mai pianti addosso, tutti fanno con la testa così. Piangerci addosso significa non riconoscere le qualità. Allora, mentre questo pensiero, come è sorto questo pensiero oggi e che desidero comunicarvi, sono tornato a casa alle ore 14, 13 e 55, 14, e percorrendo in macchina la strada che dal ponte di pietra porta all'ospedale militare, ho incontrato quattro scene uguali che mi hanno detto: non piangerti addosso. Quali sono state queste quattro scene? E per essere brevi vi potrei dire pure i punti. Ho incontrato delle persone che rovistavano nelle immondizie, quattro persone, uno per ogni parte, che rovistavano nelle immondizie. Allora ho detto: Signore, ti chiedo perdono se qualcuna volta mi sono lamentato di quello che tu mi hai dato. E come facciamo per smettere di piangerci addosso? Mi ha suggerito Cristo Gesù nella meditazione di oggi, in questa, devo dirla, bellissima Via Crucis, ma non perché c'è la sofferenza, ma perché quella sofferenza mi insegna qualcosa, e chi mi insegna qualcosa è sempre benvenuto nella mia vita. Qual è stato il momento in cui ho coniugato, ho messo insieme questi pensieri delle ore 14 di oggi con la mia vita? È stato nel momento in cui abbiamo riascoltato il brano del Cireneo. Lo costrinsero a portare la croce di Gesù, non la sua croce. Quando nella mia vita si apre uno spazio di luce, quando mi piango addosso? No. Quando aiuto gli altri a portare la croce, perché la croce degli altri è sempre molto molto ma molto molto più pesante della mia croce. Pensate a quelli che stavano rovistando nell'immondizia. Se noi non riusciamo a portare la croce degli altri, noi ci piangeremo sempre addosso
e le lamentazioni della nostra vita non finiranno mai. E allora che cosa concludo? Due pensieri che chiedo al Signore per me. Se lo ritenete opportuno, chiedetelo anche per voi. Ci sono due difficoltà che sono collegate a questo piangerci addosso. Primo, chiedo al Signore la capacità di soffrire con gli altri. Chiedo al Signore la capacità di gioire con gli altri, perché sia nella sofferenza, sia nella gioia, è difficile partecipare, molto difficile. Gioire della gioia di un altro, del successo di un altro, è difficile se uno c'ha un ristorante e poi un amico gli dice: ma sai, carissimo Alessandro, che in quell'altro ristorante si mangia meglio che dal tuo. Apre di cielo, che cosa gli ho detto? Mi sono inimicato Alessandro, perché non gli dovevo dire che in un altro ristorante ho gustato del pesce cucinato e presentato migliore del suo. Allora l'incapacità di partecipare alla gioia degli altri, ma anche la, perdonatemi l'espressione, repulsione di partecipare alla sofferenza dell'altro. C'è quasi un istinto che non mi porta a partecipare alla sofferenza dell'altro. Vogliamo quasi disconoscere. Allora chiedo al Signore, al termine di questa Via Crucis, che mi possa dare la forza di gioire per il successo degli altri e di soffrire per le sofferenze degli altri.